Dopo i miei primi 15 giorni a Codogno ho capito che la situazione sarebbe degenerata e più che paura ho cominciato seriamente a preoccuparmi. La mia non quarantena sta passando veloce tra una settimana di lavoro per le strade e un'altra in isolamento fiduciario solo nel mio appartamento qui a Mantova. Ecco, la mia paura è perché ancora non riesce a capire la gravità della situazione, le mie nonne anziane, i miei genitori, i miei amici, per i quali può significare veramente tanto stare dentro. Gli effetti del virus ci stiamo vedendo, ma quello che scaturirà alla fine di tutto questo incubo, che cosa sarà? Ce la faremo a rialzarci? Riusciremo a rialzarci, a ricominciare da zero? Questa è la mia vera e propria paura. Mi sento di dire, ecco, sì, positività, ottimismo, questo è il motore che mi sta animando ogni giorno. Continuiamo a fare bene, rispettiamo le regole, il protocollo e com'è che si dice? Ce la faremo, no? Andrà tutto bene. Un virus totalmente invisibile che sta mettendo a dura prova a tutti quanti. L'unica cosa che hanno fatto è quella di chiudere dentro casa, per la paura che ci inventiamo tutti quanti. D'altronde le case poi ci solo vanno a fare la spesa, le poi ci vanno al lavoro, ma non è che potevamo fare più di tanto. Non ci potevamo abbracciare con la famiglia, con la fidanzata, con l'amici, non si può fare più niente, non si può uscire. Cosa importante, ci hanno messo carcerati. È brutto stare dentro casa, io capisco la gente che non esce tipo da mese. Io esco 3 volte a settimana e mi pare che il tempo non passa mai. Però regà, una cosa è certa, ce la faremo tutti, ci andrà tutto bene. Mica questa cosa può durare per sempre. L'unica cosa che vi voglio dire è che passerà. Questo ne sono convinto, perché ci siamo alzati da tante botte e l'essere umano è sempre andato bene. D'altronde noi siamo una razza intelligente. In questi giorni mi sento persa, non nascondo di avere paura e le giornate sembrano interminabili tutte uguali, però continuo a rimanere a casa perché ho voglia della mia vita prima del 9 marzo e ho voglia della mia quotidianità. Ogni mattina, quando suona la sveglia, immagino sempre che tutto ciò che sta succedendo sia un brutto sogno. E il Covid in realtà ci ha fatto solo un brutto scherzo. Basta poco però per tornare alla realtà e rendermi conto di quanto sia triste. Sono una persona estremamente positiva, ma a volte il mio umore va a farsi un giro sulle montagne russe. Mi ritrovo a fissare un soffitto bianco e a vederlo nero. C'è chi dice che dopo tutto sarà diverso, chi dice che non cambierà nulla. Io dico che bisogna tornare a nascere dalle cose semplici e concrete, apprezzare di più ciò che abbiamo, migliorare i rapporti umani e non dare più niente per scontato. Ieri ho fotografato il sole e la luna, incastrati tra i rami, proprio come noi, tra le mura domestiche. Mi piace pensare che così come il sole, tramontando, e la luna, muovendosi su un'orbita, si libereranno dai rami, presto potremo farlo anche noi. Ma ora dobbiamo essere pazienti e pensare che quei rami sono la nostra protezione. Inizio a sentire il peso di questa chiusura totale. Mi manca maggiormente la libertà di poter decidere di fare o non fare qualcosa. E poi tutte quelle piccole azioni quotidiane che davo per scontato e che invece adesso hanno un valore aggiunto. La paura aumenta. Ho tanta paura del virus, dell'imprevedibilità e dell'invisibilità di questo virus. Più che altro per i miei cari, non tanto per me. E poi ho tanta paura del dopo. Non so quando ci sarà questo dopo e soprattutto come mi comporterò. Credo di andare ancora di più a diminuire la fiducia nel prossimo, più che altro per continuare a tutelarmi e quindi di conseguenza a tutelare anche i miei cari e poi proprio per il terrore che si riattivi tutta la giostra. Il nemico invisibile ed imprevedibile contro il quale stiamo combattendo ha fatto crollare molte delle nostre certezze. Chissà se alla fine di tutta questa storia potremmo dirci finalmente persone migliori.
Sono certa, però, che ne usciremo cambiati, diversi, con la consapevolezza di essere individui fragili, vulnerabili, accomunati da un destino ed una finitezza che ci rendono tutti uguali, tutti esseri umani, ospiti e non certo padroni di questo meraviglioso mondo. Noia, ansia, paura, ma anche tanto relax, tanti libri da leggere, lingue nuove da imparare e soprattutto scorpacciate quotidiane di amore da parte della mia famiglia. Noi stiamo tutti bene, ecco perché il pensiero mio più grande va a tutti i contagiati, ma soprattutto alla mia città, Ariano Irpino. E alcune delle vittime del coronavirus le conoscevo e quindi il mio più grande pensiero non può non andare a loro. Spero che tutto finisca presto, e anche perché sono un incurabile ottimista e spero che l'estate cominci e non finisca più. Mi trovo ad Herat, in Afghanistan, dove la situazione è veramente tragica. Nonostante questo, tutte le mie paure, i miei timori, i pensieri sono rivolti a voi che vi trovate a Savignano. Stiamo vivendo una guerra, la più dura, e come tutte le guerre si porta dietro morti e feriti. Nonostante questo, sono sicuro che questa battaglia e questa guerra la vinceremo, perché siamo un grande popolo. Mi trovo in quarantena a Dongguan, Cina. Sono 2 anni che non torno in Italia e sto aspettando il momento per ritornarci, che mi manca tanto la mia Italia, il mio paese Savignano Irpino, i miei amici, il mio 37. Spero presto che si trovi una cura, un vaccino, e ho bisogno di ritornare. Un saluto a tutti. E vi saluta anche Crystal e Marcus. Ciao da Luigi. Mai avrei pensato di vivere una tale sensazione. Paura per qualcosa che non si vede, non si sente, non si tocca. Paura per tutte le persone più deboli, soprattutto per quelle a me più care, e cercare di fare anche l'impossibile per difenderle. Non poter stare a casa e vivere l'ansia al sentire di qualsiasi sintomo, il continuo dubbio sull'essere stata abbastanza attenta e il desiderio che tutto passi il prima possibile per tornare alla vita di sempre, fino ad adesso non apprezzata per quanto meritava. Immaginare il giorno in cui tutto finirà non è possibile. Quella sensazione a rivedere tutti, a riabbracciarli, a ricondividere sarà più forte di quanto si crede. Supereremo, vinceremo e saremo persone migliori, perché nonostante tutto questa è l'occasione per riflettere e migliorare. Non so perché, ma una delle prime reazioni, forse istintiva, ancestrale, quando è scoppiata l'emergenza del coronavirus è stata quella di voler tornare a Savignano, forse perché è la mia vera casa. Però poi, pensandoci bene e riflettendo, ho capito che avrei sbagliato, perché se tutti avessero fatto così avremmo probabilmente diffuso il contagio collettivamente e fatto più male che bene al nostro paese. Quindi al momento siamo chiusi in casa lontani, io qui a Roma, e aspettiamo che finisca l'emergenza per poi poter tornare a casa e vedere il nostro paese in vita come lo era fino a poco tempo fa. Sperando che quest'estate si rianimi come al solito.